Da stamattina Mariano Ferro e Angelo Giacchi del Movimento dei Forconi sono incatenati davanti alla prefettura di Ragusa per protestare contro il dilagarsi delle aste giudiziarie e gli eccessivi ribassi d'asta. La protesta è scenata dai Forconi all'obiettivo di poter avere un incontro direttamente con il ministro Orlando perché si possa prevedere un decreto che una volta per tutti disciplini i ribassi d'asta che al momento sono a discrezione dei giudici. Per i Forconi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella di una casa di Vittoria del valore di oltre 300.000 euro venduta dopo 14 aste a 28.000 euro con la richiesta di eccessivo ribasso d'asta rigettata dal giudice. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché poi ti vai e ti accorgi che chi ha comprato la casa è a sua volta un altro esecutato. Praticamente, per dire che cosa, domani mattina, giorno 13, dovremmo essere a Comiso perché c'è un'altra famiglia, ragazza madre, la nonna e un'altra figlia con marito e figli, abitano tutti in una casa, 140.000 euro comprata da un avvocato e un carabiniere. E domani mattina siamo a Comiso. Qui c'è l'inferno di cui nessuno vuole occuparsi. Qui c'è o l'incontro col ministro e non con il sottosegretario, non lo vogliamo. Ne abbiamo parlato più volte con tutto il resto, dirigenti, ministeri. O si fa un emendamento alla legge, lo vogliamo dire a Orlando in persona, oppure a Martina vorremmo dire anche che c'è altro, perché vorremmo parlare anche di caporalato, visto che qua utilizzano tutti la manodopera extracomunitaria, vorremmo arrestarli tutti. Se questa è la soluzione, possiamo anche farlo, però non credo, credo che ci sia da ragionare anche su quello. Qui ci sono mille argomenti di cui parlare, ma di cui nessuno vuole parlare, di cui nessuno vuole interessarsi. I Forconi hanno intenzione di continuare la protesta ad oltranza fin quando non arriveranno risposte concrete da parte delle istituzioni e non scartano l'idea di una nuova ondata di mobilitazione come quella che si registrò nel 2012. Oggi non ha effetto, domani non ha effetto. Ci sentiamo quasi autorizzati a produrre di nuovo un 2012. Possiamo costruirlo, per il 3 novembre potrebbe essere la data giusta, però questo poi lo vedremo e Quindi è vedremo come fare. diciamo una protesta che continuerà ad oltranza fino a Questa è una protesta che quando. continuerà ad oltranza fino a quando ci sarà fissato questo incontro. Vediamo, siamo qui e poi vediamo gli effetti che ci saranno.